Carnevale e bambini, un connubio perfetto. Anche quest'anno prende il via il progetto Carnevale e Scuole, che ha l'intento di portare negli istituti scolastici fanesi la tradizione della manifestazione più antica e dolce d'Italia. E abbiamo presentato il progetto appunto Carnevale Scuole, che continua, si allarga si approfondisce, perché dalla storia, come sappiamo benissimo, si parte per andare verso il futuro. I bambini sono il futuro non solo dell'Italia, della nazione, ma anche del nostro carnevale, quindi li dobbiamo curare particolarmente. Le scuole sono tante, anzi le ringraziamo tutti i dirigenti e tutte le insegnanti, coloro che hanno collaborato a questa cosa, perché hanno creduto veramente in questo progetto, e tutti gli anni ha un'evoluzione sempre, diciamo, maggiore. Quindi la prima cosa, le esperte esterne vanno all'interno della scuola, poi all'interno va una delegazione del Wulong e della musica rabita, quindi Wulong impersonato da Paolo Casisa e la musica rabita, che raccontano un po' la storia sia del Wulong che del carnevale, il nostro carnevale storico, no? Il più importante d'Italia, e quindi da lì danno nozioni, notizie su quello che è il carnevale e la maschera ufficiale, la nostra maschera ufficiale. In ultima battuta, gita ai capannoni dei carri, praticamente ai cantieri, la visita, quindi si amplia in questa maniera, voglio dire, questo momento legato al carnevale per le scuole. Oltre ai carristi, anche i bambini sono al lavoro nella realizzazione delle maschere e dei vestiti per il tradizionale appuntamento del Carnevale dei Bambini, in programma nelle domeniche del 9, 16 e 23 febbraio dalle ore 10 lungo Viale Gramsci, con le sfilate dei carri allegorici di seconda categoria. Questa mattina però è stata l'occasione anche per presentare le novità di questa edizione. La prima, la collaborazione con una startup. Potete trovare appunto su questo shop virtuale delle t-shirt, delle felpe, delle borracce in alluminio, delle tazze personalizzate, e poi divertirvi a creare appunto la brandizzazione con il logo del carnevale oppure addirittura con il vostro nome. Quindi vi invito tutti ad andare sul sito del Carnevale di Fano. Mentre la seconda, la presentazione della canzone ufficiale di questa edizione, dedicata all'ambiente, dal titolo La Differenziata, realizzata dal cantautore fanese Armando Dolci. Sono veramente molto contento e buon carnevale a tutti. La Differenziata.